Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti altri video. Ciao! Botti piene di rum, per notti a mezzaluna, alla via così in un viaggio di fortuna. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, hey, hey ho, hey ho, hey ha. Botti piene di nulla e polvere in cambusa, questa nave è già un bel pasto di balena. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, mi lancio su Siruela. Boom. Io mi giro su Panama. Mi lancio anch'io su Panama. Ci lanciamo su Panama. Ah, sta sparando verso di noi, Galeone! Sì. Ma cazzo! Io. Pezzi di legno saltano. La Colossus viene colpita da una selva di cannonate che squarciano in parte la prua, sfondandola e facendo passare palle da parte a parte. Le vedete letteralmente. Cazzo. Everich, che cazzo! Scusami Panama, io capisco tutto, ma qua mi sembra che anche tu ci stai cagando addosso, quindi cosa sta succedendo? Perché se... cioè, tu, amici tuoi che sparano contro di te, cosa cazzo sta succedendo? Tutto bene? Ragazzi, ma se ci bombardano, la nave non rischia di esplodere? Prendono una carena. Cazzo! La nazione è la raggiante! Che cazzo è? Che... Flash, quando senti è la raggiante... rivedi una battaglia navale, selve di cannoni che sparano, tu sei in mezzo che stai schivando palle di cannoni a destra a manca e vedi l'uomo, quello che avevi visto in taverna nel tuo flash, Jan Cook, quello con un occhio solo, che dice all'attacco! Ma verso di me o verso dove? No, è al tuo fianco. Guardo! Si prende una corda e fa l'arrembaggio, salta di là e vedi che uccide gente. Fermo uno, che cazzo succede? Scusa, non è interattivo il sogno. Merda! Cosa succede allora? Cosa faccio? La raggiante è il nome della nave che stanno abbordando. Stai abbordando la raggiante? Sto quindi. Abbordando la raggiante. Come si... Ok, va bene. Chiaro. Io cos'è la raggiante? Beh, allora, voi non la conoscete più di tanto. Immaginiamo sia una nave pirata, qualcosa sì, di... Sì, è una nave pirata... Nell'orecchio appare, ma che cos'è la raggiante? La raggiante è una nave che non si vedeva da quasi un secolo! E quindi? Perché tutto è così vecchio in sto cazzo di mondo? Non lo so! Chi se ne frega se non si vedeva da un secolo? Che cos'è? Che cosa fanno? Perché ci è stanno È una nave sparando? Leggendaria! Ma qua esplode tutto! Limerick conosce la leggenda della raggiante. Io conosco la leggenda della raggiante. La conosci perché sei un bardo che ha sentito molte volte questa leggenda. Sì. La leggenda del demone. Il demone Andrei Loshev. Andrei? Andrei, sì. Andrei Loshev, uno dei fautori della rivoluzione che crearono la Repubblica Direttorale di Lucerne. Ma scusa, era uno dei nomi che avevo detto cazzo di cane o ricordo male io? Matt, tu non ti rendi conto, ma tu... stai creando una lore incredibile dicendo cazzate. Io, il potente Andrei Loshev, vi ordino, vi comando di inchinarvi dinanzi al potere, perché sono stato sigillato in questo luogo per frenare la mia magia oscura. Ma ora che ho riacquistato i sensi, posso ricominciare a usare il mio potere per muovervi come burattini.
Scena d'azione, ritirate i vostri incrementi considerando il fatto che siete sotto attacco da parte di un galeone dalle vele nere. Quanto è grande il galeone? 12. È un galeone. Sì, ma non come la, come la, la Colossus. Che è colpo di scena d'azione questa? Sì. Allora, io regalo un punto eroe a tutti. Madonna mia. Ok. Adesso vi faccio vedere come, adesso vi faccio vedere la scombata, aspetta. Io non ho più punti eroe. Ok, io regalo un punto eroe a tutti. Allora, infatti, io invece do, esatto, do un da, tre dadi a te. Schifosare. Vabbè, no, in verità non allora, ti direttamente. Do tre dadi a Miguel, tre dadi a Leo, tre dadi a Giulia e tre dadi a Nico. 19 dadi. Io intanto non ho particolari robe, uso anche due punti eroe su di me per guadagnarmi altri due dadi. Madonna mia, oh. Olivia, dichiarami il tuo approccio e di conseguenza quindi quanti dadi usi. Io mi voglio parlare con Kalia, dirgli quello che sta succedendo, di prendere gli altri, mi butto in mare, mi trasformo in balena e porto fuori dal porto la Colossus, perché qua esplode tutto. Ok, risolutezza e... Atletica, pensavo per buttarmi. Atletica, oh, sì. Dimmi tu, perfetto. Uso tutti i punti eroe, ne do uno a testa loro per avere tre dadi in più a testa da tirare. Ok, Kayla. Allora, io ascolto ciò che ha da dirmi il maestro e... Ok, va bene, facciamolo. Però stai attento. A quel punto gli do un punto eroe a lui, che quindi sono tre dadi, e do i restanti punti eroe a loro. Bacto. Io decido di attirare l'attenzione di Panama su di me per lasciare che loro gestiscano la situazione. Quindi a Panache e convincere. John? Allora, io ti voglio usare come ho fatto prima, ovvero grazia più istruzione per fare di nuovo il momento Sherlock Holmes, ma stavolta per fare in modo di far evacuare più velocemente possibile la gente rimasta. Quindi tipo, è proprio calcolare, ok, se questa persona la faccio lanciare adesso, rimbalza su quel carro e così. Perfetto. Poi decido di dare un punto eroe che si converte in tre dadi a Limerick, a Bacto, a Kayla, a Oliviai, e il mio ultimo lo uso su me stesso per darmi un ulteriore dado. All in. All in. Tre dadi da te. Sì, sì. Ok. E okay. Tre dadi da lei. E tre dadi da me. 9. Anche da lei tre dadi. Ah. 4 da Kayla. Sì, io infatti non ho... 4 da Kayla. Ecco, da me prendete 4 dadi perché ho cameratismo. Ho tirato un dado in meno. Però ho fatto 13 incrementi. Limerick. Io guardo lui e gli dico, ah, quella è la nave del tuo amico, del tuo compaesano Andrei Loshev. Ok. Cosa? Dammi una mano a portare via la nave. Quindi gioco Panache e convincere per mettermi d'accordo con lui per fare questa cosa, per esibirmi, per evocare una tempesta che possa distrarre la raggiante, ok? Che possa quantomeno rompere un po' i coglioni, e dico a lui, porta in salvo i tuoi compagni. Però adesso non ho capito più quanti dadi ho, però in realtà, aspetta, e poi i miei punti eroi non mi servono in realtà... Li puoi donare, se vuoi. Appunto, quindi li dono a John per, come mente strategica, e a Batto come allievo. Io utilizzo un paio di punti pericolo per aumentare ancora un po' i miei dadi. Qualcuno ha ferite drammatiche? Io, una. Cioè una. Due ferite drammatiche, ah, no, due, per no. Dare il bonus a me? Sì. Ok, quindi se hai due, io ho due in più, però ho finito i dadi, quindi... Vabbè, usateli voi, poi li lancio io. 13 incrementi, è la prima volta che uso da anni allora. Due dadi per segnare gli incrementi di 7C. A me mancano i dadi. Cioè, mi manca un dado solo con quelli che mi hanno dato loro. Non ho ancora aggiunto i miei. Welcome to Sebrada. Io mi sa che utilizzo comunque per questa cosa qua, che non ti ho specificato, grazia e atletica a sto punto. Sì. Oh, finalmente. Guardali. Zero. No, che sono 3, 10. Ok. Quando non mi servono. 5, 3, 1, 9. Vabbè, ma tanto me ne bastano. Io ho tirato 21 dadi. Non ho fatto un singolo 10. Olivia hai 13, giusto? Sì. Ok, Kayla? 8. Bacto? 10. Wow. John? 10. Perfetto. Limerick? 7. Panama? 17. La Madonna! E con 15, che okay, sono due incrementi. Cazzo, è vero, cazzo. È il boss finale. Quello è sgravatissimo. È vero che gli scoppiano pure i 10. No, ma quello lì, ma no, fatto il 15. Ah, è vero, scoppiano i 10. Basta, ormai hai tirato. È vero, hai ragione. Me l'ho dimenticato. Minchia, meno male allora. Che ma tiravamo anche un po'. Noi così. Cioè, se così scoppiamo i 10, si mette a volare? No, probabilmente. Se riesci a arrivare anche a 30 incrementi. Panama è a terra e sopra c'ha Kayla e Olivia, giusto? Sì. Ok. Usa un incremento, anzi due incrementi, per scrollarseli di dosso. Voliamo indietro. Sì. Scatta e corre a prendere la sua spada. Quindi usa tre incrementi solo per afferrare, cioè spingere uno, spingere due, scattare e prendere la spada. E quindi passa a 14 incrementi.
A quel punto lì ha preso la spada e si rimette in posizione da duello. Sta guardando sia voi che il galeone in fondo. Questo non doveva succedere. È chiaro che è troppo presto. Il piano poi si ferma. Stavo parlando troppo. Esatto, infatti. Che piano? Di cosa stai parlando? Zitto! Guarda Limerick. Tu mi hai toccato. Ti fa un fendente. Non mi muovo. E te lo prendi tutto. Tutto. Potrei ucciderlo con un colpo. Eh sì, se facevi l'affondo sì. Se facevo l'affondo sì. No, no. Non è il momento. La morte non è ancora arrivata per te. Oh, non ne hai idea. Ti fa un fendente utilizzando anche la sua manovra, quindi di conseguenza fa il danno, il grado di mischia e il panache. Quindi 7 danni come prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segno anche il... Eh sì. 7, quindi doppio danno grammatico. Ti fa un fendente velocissimo. Stavolta è molto più aggressivo di prima. Prima era proprio pulito, adesso è meno pulito. Sembra che la rabbia l'abbia un pochino preso. Secondo colpo, ti colpisce a una spalla. Non ti vuole fare malissimo, ma è proprio come per dire vai più là. E ti fa un altro danno. Forse dovrei ringraziarti. Arrogante. Muy bien. Mi piacciono le persone che adorano morire. Non hai idea quanto adoro morire. Che tensione sessuale pazzesca. Olivia, io guardo Kayla. Kayla, metti in salvo tutti e poi saltate. Che cosa vuoi fare, maestro? Quello che mi viene di fare meglio. Cercare di far sì che il popolo sopravviva. Mi butto in acqua. C'è un'ancora, immagino. Poi ci sia l'ancora, no? Sì, 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 sì. Mentre salto, mi aggrappo all'ancora, ti guardo, fradicio di sangue. Non perdere tempo! Mi trasformo in quello che è una balenottera pian piano, quindi col peso della balenottera tiro giù l'ancora. Punto eroe. Mi trasformo in una balenottera, mi butto in acqua e inizio, mi immagino, penso che la scardino la nave, se è ferma al puntino. Sì, allora, quando ti attacchi all'ancora, il manicotto che teneva è una catena grossa, non è di non è una corda, quindi scendi, il peso tuo porta giù l'ancora e si schianta. Io vedo sott'acqua, vero? Cioè, vedo quando c'è lo scoglio? Sì, sì, ok, sì, no, perché non si sa mai che vado con il balenotto. In questa scena proprio ti guardo straconvinta. Maestro, hai ancora molto da insegnarmi, ci vediamo a riva. Sì. Ti prego, Matushka, ti prego, fammi rivedere gli dolci occhi di mia allieva, che è una che mi vuole bene, giovane. Ti prego, tanto da insegnare. Ti aggrappi alla catena, quando ti trasformi le pinne diventano enorme e cadi giù in acqua insieme con l'ancora. E quando mi butto, non so perché, mentre nuoto, sono veramente convinto di quello che faccio. Penso a casa. Penso, i miei genitori stanno bene, sono felici. Un personaggio che ha i genitori felici. Penso l'unico personaggio di tutti il gioco di ruolo che non ha Orfa. Penso alla zuppa di crema, penso alle varie cose che mi fanno felice e penso che il cambiamento che ha avuto anche Kayla, che da comunque spacco tutto e tutto quanto, di provazione, e faccio, vedete delle bolle che esco e faccio un mezzo. Senti un mezzo. No, e inizio a tirare la nave dall'ancora. Okay. Tizia comincerà a muoversi la colosso. Io l'ho avvisato lei che lo facevo, cioè nel senso. Ma loro non so se l'abbiano sentito. Io spero. Vabbè, è importante che si salvi. Sicuramente Limerick no, è in una condizione in cui. Uff. Vabbè, non cambia il mio piano. Panama è nella posizione di duello, tocca di nuovo a lui. Vedete che afferra un oggetto, sembra essere tipo una monetina dalla tasca. Usa un punto pericolo comunque per fare questa cosa. E la monetina si illumina. Riflette proprio come se fosse incandescente e la lancia su Bacto, che lo perfora da parte a parte creandogli una ferita drammatica, imparabile. Eh? Imparabile? Imparabile. Perché? Ma che cos'era? Faccio un rumore del... È un potere magico che ha lui. Avete visto per la prima volta a Panama usare il suo potere, vero? Bello! Pericolosissimo, ma bello, perché non ha proiettili, non deve ricaricare. Fondamentalmente lui ha la magia di quello degli X-Men, là, come si chiama? Gambit. Gambit. Ok,
Se 4 punti pericolo sei morto. Esatto. Io sono proprio lì con la che mi tengo. Alla fine mi hai passato da parte a parte, eh? Tocca a Oliviai. Ovviamente in tutto questo il bombardamento sta continuando, ma essendo scenico non vi sta colpendo. Ma il bombardamento? Sì, sì, bellissimo. Ha già tempo, so già che ci canto sopra. No, il bombardamento sta solo sulla Colossus o su tutta la costa di... I primi colpi sono andati sulla Colossus. Vedete, guardando giù in città, che alcuni colpi hanno colpito anche le case. Minchia! Sì, ma la nave sta puntando alla Colossus o alla città? La nave sta dando il fianco alla Colossus. Ah, quindi vuole attaccare. Cioè, è un abbordaggio, non è un attacco. Sono ancora abbastanza lontani per dichiarare l'abbordaggio, ma sì, sta puntando sparando alla nave. E diamogli la nave. Io mentre nuoto ci arrivo tipo a pelo d'acqua, giusto per con l'occhio, vedo cosa sta succedendo, soprattutto vedo cosa succede, no? E do delle scudisciate con la coda della balena per dirgli: oh, me ne andate o no? Ce l'arriva il nostro turno. Sei un bersaglio molto grande. Una palla di cannone ti sta raggiungendo. Mi rimergo. Usi un incremento per schivare questa conseguenza. Perché ne ho 13, sì. Lo so. Ma io fondamentalmente c'è sto sotto, cioè se posso aiutare gli altri a creare opportunità. Ecco, posso creare delle opportunità? Sì. Come vi posso aiutare? Nel senso, io posso venire fuori, vorrei creare un'opportunità per ognuno di voi? Più su Panama. Allieva. Sei una balena. Vorrei tradurre il più. Il buco che spiattatoio. Ah, è lo spiattatoio. Cioè lanciare l'acqua su Panama. Sì. Allora sì, faccio questo. Oppure a qualcuno si può servire, mi metto con la coda in fuori, qualcuno può saltare la coda e andare dall'altra parte. Faccio entrambe le cose, uso due incrementi per uno sputare su Panama per tipo l'acqua addosso che si distragga se qualcuno vuole approfittare, e l'altro per mettermi con la coda vicino alla paratia, così se uno vuole può saltare sulla coda e andare da qualche altra parte. Panama usa un punto pericolo per opportunista, richiama Siruela con lo sguardo, Siruela si lancia, fa una capriola, un salto, un calcio rotante che infiamma la sputazza sbavosa della balena, che metà evapora, metà si infrange per terra in una pozza. E a quel punto si ferma davanti a Panama per proteggerlo. Minchia. Tocca a Panama, che adesso è a fianco di Siruela, quindi si mette lì in posa, guarda, fa: ok. Ah, signorita Kayla, i pugnali di mio figlio le sono stati molto utili. 7 danni. Dice che ti conviene recuperare i pugnali ora? Sì, no, ma infatti adesso li recupero. Ti fa un altro colpo con un danno, si fa un altro danno. Ok. E io gli rispondo: ti sembra questo il momento di combattere? È sempre il momento di un bellissimo duello. Non vedi che ci stanno attaccando? Siamo già fottuti. Tu sei fottuto. Tocca a Olivier, quant'è che sei te? Io ne ho 8. 8. Io creo solo opportunità perché io sono in mare. Mi serve che apra la bocca e vi volete buttare dentro? Bacto e John, però no, però dopo potrebbe essere una buona via di fuga. Il cuscino della lingua. Ditemelo voi. Sì. Tanto lei sa che io sono sotto. Non so, beh, voi avete visto una balena che sta aiutando, che immagino che siate uno più uno. Bacto e John, pari merito. In realtà delle canzoni non so quali usare perché c'è quella so per adesso. Mentre sono lì che mi tengo ancora al fianco perché c'ho proprio. Sembra un salvadanaio. Vedo lo spruzzo di acqua che ha lanciato appunto Olivia, che io non so chi l'ha lanciato, arrivare su Panama ed essere deviato. Quindi io mi rimetto a cantare giusto la strofa, che è quella più potente che ho visto, che dà un po' più il colpo, per mandare un'onda d'urto sull'acqua e rilanciarla molto velocemente contro Panama e Siruela a questo punto, perché anche lei è lì. Sì. Ok, li colpisci entrambi facendogli un danno di acqua. Ok, quanto devo usare in tutto? 2 incrementi. Ok. John, la situazione attorno, sono ancora delle guardie, sono buttate a terra, dei vigiles ovviamente. Siruela, hai visto cosa ha fatto? Ambasciatori o altri politicanti sono fuggiti. Ah, beh, però ci sono le guardie a salvare. Sì, Gina e Cross sono ancora lì che tipo ti guardano. Allora, uso subito il incremento per dire: no, salvate le guardie, muoversi è il vostro lavoro, via, veloci. Oh no. Fate in modo di far saltare le guardie sulla coda della balena. Dai, cosa fate, rubate lo stipendio, via. Non mi sembra una buona idea, ma ci Raus! Quanto siamo distanti dalla riva, Master?
Cioè, ma in realtà è cominciato a spingere da poco, quindi i ponti stanno cominciando, quelli che portavano la Colossus cominciando a piegarsi così. Ah, però quindi posso lanciare i soldati dalla coda, cioè se fanno così posso fare e lanciarli dall'altra parte. Fai solo da scivolo, se no. Devi farmi almeno due incrementi. No, no, vabbè, tanto gli incrementi a me servono per questo, per aiutare le persone adesso, per arrivare via. Se no, se stai così, fai da scivolo e loro praticamente si attaccano al muro. Gina e Cross, ok... partono a fare più o meno quello che riescono a fare. Poi vado su Siruela. Approfitto del fatto che Bacto ha rimesso acqua, quindi Bacto l'ha fatta bagnare. Terribile, atroce. Appena arrivi da Siruela, lei cerca... fa così, cercando di accendersi la mano, ma è bagnata. Molto Mustang questo. Se avessero davvero a cuore la tua integrità, proprio appaio da nulla, mentre lei è distratta proprio alle spalle per farla... esatto. Se avessero davvero a cuore la tua integrità, ti avrebbero insegnato a usare la tua magia anche senza bisogno di quei trucchetti da mezze seghe. A quel punto la prendo per la giacca, per il colletto, spingendola e praticamente facendola vacillare lungo il bordo della nave, tenendola così in bilico. Spostandola, visto che c'era anche Panama, crea un attacco di opportunità. Io me lo prendo, vaffanculo a Panama. Panama vede che stai spostando Siruela, ma non era preparato perché sei comunque apparso subito dopo la bordata d'acqua. Ti colpisce mentre stai spostando e ti prende dal naso fino all'orecchio. Okay. Il sangue comincia a colare qua mentre guardi Siruela. Benissimo. Un danno. Ma benissimo. Ok, critico. Quante ferite drammatiche? Due. Stringo i denti e tengo Siruela lì sull'orlo. Vedi che continua a tenersi comunque il braccio. Non sta più facendo così perché ha capito, però è un po' come per darsi sicurezza. Cosa ha fatto il tuo padrone? Cosa ha fatto il tuo capo? Ha tentato di salvarti o ha tentato di uccidermi? Eh? Cosa ha fatto, Siruela? Rispondi! Io non ho... Tu sei solo un oggetto per lui e per tutta Baisella. Voi maghi per loro non siete altro che... cani da bastonare, da usare, da sfruttare, da uccidere! E più lo dico, più mi sto accendendo di un fuoco dentro che... e mi sento salire una rabbia atavica, un qualcosa proprio da dentro. Mi sento proprio la bile che sale per l'incazzatura di questo argomento. Io sono dell'Accademia da tre generazioni. L'Accademia non è altro che una gabbia in cui chiudere voi e tutti gli altri. Baisella ha paura di quello che potete fare. Baisella ha paura della libertà. E la spingo ancora più giù. E tu, ragazza, dimmi, di cosa hai paura? Di te. La spingo verso di me e l'abbraccio. Stavolta stringo forte. Senti che il suo respiro è molto, molto accelerato. Il cuore gli sta arrivando alla gola. Sta strozzando il fiato. Loro sarebbero felici di questa risposta. Loro vogliono questa risposta. Ma io no. La rimetto davanti a me per guardarla in faccia. Io non voglio la tua paura. Io voglio la tua fratellanza. Aiutami a salvare questa gente. Aiutami a dimostrare che voi maghi non siete una minaccia per questo mondo, ma potete salvare voi e tutti gli altri che vi circondano. Usa il potere, usalo al pieno del tuo potenziale. Dimostra a questa gente che la magia non è malvagia. Dimostra a questi maledetti quanto si sbagliano. Vedi che mette le mani così e si cominciano un pochino a scaldare. Vedi proprio i guanti che si stanno scaldando come del ferro che si sta sciogliendo. Io, senza saperne leggere né scrivere, metto le mie mani sotto le sue per farle più coraggio, comunque per spronarla a fare qualunque cosa stia facendo. Vedi che sta usando il calore delle mani non per creare fiamma, ma per asciugare i guanti. Sentilo, usalo! Fa una fiammata enorme. Cosa devo fare per te, capitano? Abbiamo della gente da salvare. Corriamo, facciamo così. Tu corri di sotto, fai uscire tutti quelli che trovi. Se è necessario, apri un buco in questa cazzo di nave e dagli una scorciatoia. Chiaro? Sì, capitano. Vai! Vedi che salta, fa fiammate senza alcun motivo, perché si sente rinvigorita, si mette a siluro così
e entra dentro un buco da dove è uscita una palla di cannone e di fiammata e sparisce dalla scena. Usi due incrementi per convincerla. Passi a 6. Tra 6. Dando la schiena a Panama. Dai, va bene. Panama ne deve approfittare perché se no non si sarebbe malvagio. Appena vedi Siruela sparire nella fiammata, con la coda dell'occhio arriva una spadata che sottolinea la ferita che già ti aveva fatto. Ti apre completamente la faccia. No, sempre dalla stessa parte. Ah, okay. Sempre dalla stessa parte e ti stacca un pezzo di orecchio. Lo posso fermare o no? Sì. Ok, allora... Lui era impegnato con Siruela. Io ero rimasta lì e stavo ascoltando il discorso con Panama. Mi metto in mezzo, mi prendo il danno, io guardo Panama e gli dico: adesso tu farei i conti con me, non ti distrarre. Ok, allora rewind, cerca di darti la spadata e ti... Il sangue ti schizza nell'occhio, ti giri un attimo e vedi che Kayla ha letteralmente fermato con le mani la spada. Ti prendi 7 danni che erano dichiarati per ragione. Li prendo. Vedi la spada qua. E quindi dopo il tuo tranquillo, tutto bene. Dove cazzo è il tranquillo, tutto bene? Mi mancavano un sacco di danni. Sì, ma te ne mancano 4 per morire. Manca lui. No, lui ne va tipo... No, non gliene mancano 4, 3. Uso il mio incremento per stirare la spada e approfondire il taglio sulle mani. A quando lo fa? Cioè, quando fa per sfidare la spada, praticamente fa per fare così, ma sente che c'è dietro Bacto che lo blocca proprio di esterno e inizio a cantargli una canzone sul suo figlio morto. Ma dove dovrà essere un figlio di puttana? Scusami! Letteralmente. La sto già scrivendo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Non so se mi prendo la gomitata nello sterno, se mi fa danno. Cosa. Beh, sì, il danno te lo pigli. Ok, quello me lo prendo. Uso, inoltre... affascinare, perché mentre gli faccio la canzone lui guarda me, canto quella canzone e intanto guardandolo al retro, facendogli tipo il giro a mo' di squalo che però continua a guardarlo, cantandogli la canzone del figlio. Ti guarda. Okay. È come se l'avessi preso. Quanti incrementi usi? Se uso 3 me ne restano 5. Sì, userei un 3 proprio per premere la mano forte. E vedi che lo colpisci. Uso gli incrementi per dare un rush finale della Madonna. Io posso anche andare all'in, cioè nel senso... Sai cosa? Dai una spinta per fare in modo che la nave si scartavetri contro il molo. Sì. Così quelli che si lanciano vanno direttamente sul molo. Allora io ho considerato che lui in generale sta trainando la nave sempre continuamente. Quindi ogni volta che passano degli incrementi è sempre più distante dal molo. Ok, va bene. Cercherei di andare il più veloce possibile adesso e sbattere forte la coda in acqua in modo tale da capire che sto per aumentare velocemente, visto che Kayla mi ha visto che mi sono buttato in acqua. Andrei in un all-in, ragazzi, per dare un mega rush finale. Quindi vado all-in. E sentite all'improvviso che la nave ha aumentato velocità. E inizia a fare molto rumore con... non so come si chiama il versi della balena, però quei versi della balena. Il balenese. Kayla. Io informo lui del piano, c'era anche Bacto lì vicino. John, c'è... Olivai che vuole far esplodere questa nave. Dobbiamo cercare di salvare tutte le persone che sono ancora vive e andarcene. Muoviamoci. Ok, lui viene con noi. Buttalo giù dalla nave, trova un modo. E scatto verso quelli che rimangono... Lui, Panama. Sì, indicando Panama, ovviamente. Sì. Mi raccomando, vivo! Mentre sto correndo. Ok, ci penso io. Quindi io utilizzo a questo punto tutti i miei incrementi per tenere distratto lui. Quindi se lui prova a colpirmi, io tipo con la mia grazia, agilità, cerco solo di schivare i colpi di Panama. Ok, fate un combattimento come se fosse una danza. Sì, come una danza. Cerco di schivare i colpi e lo tengo distratto dagli altri. Ok, in modo che gli altri possano... Ce l'hai distratto e non vi sta più guardando. State letteralmente ballando sulla canzone del figlio morto che sto cantando io. Giusto. Sono contento di essere in acqua. Io, vedendo questa scena qui, arrivo dietro a Panama e gli faccio un laccio australiano. Cioè proprio lo prendo. Il laccio australiano è quello che lo prende per il collo e lo tiro giù per terra, creando in modo da dare loro opportunità per fare quello che vogliono fare. Ho capito che lo vogliono tenere vivo, quantomeno che non, se no. Ok, lo stendi a terra. Quando sono a terra, lo guardo e adesso mi prendo un momento per dire 3 cose. Padri, maestri, fate quasi tutti schifo. E poi lo ignoro. Mi giro verso John e gli faccio: porta in salvo la tua ciurma. Guardo Bacto che sta cantando. E ti guardo con un sorriso perché sono lì che... Cioè, è nostro. Io la lo guardo, per me sono
è una faccia strana per Limerick questa, quindi sono orgoglioso e gli dico: tra poco potrai sentire. Sentire? Sentire tutto. La maledizione, ma anche il potere. E vado verso la prua della nave. Che è una conseguenza che da terra cerca di colpirti, Panama, cerca di colpirti con la... Ma mi prende. Con la cosa. Mi prende, cioè io vado, mi zoppico, cioè ti colpisce una caviglia e zoppichi. Perfetto, e io proprio ignorando completamente, sono abituato a soffrire da ormai una vita, vado verso la prua della nave e comincio a intonare il canto della tempesta. Quando arrivo sulla prua, che guardo giù, vedo la balena? Sì. Ok, so già che non mi sentirà, gli dico: portami vicino alla raggiante e poi torna ai tuoi compagni. Proprio senti, e la tempesta, cioè comincia ad arrivare una tempesta proprio sopra al luogo in cui ci sono le due navi. L'obiettivo di questa tempesta è contenere quella che sarà un'esplosione piuttosto forte. Voi che siete sul ponte Oliviai e Panama che è steso a terra, le nuvole si stanno scurendo e pian piano, esattamente come successe sopra la Sine Scappatoria, si crea un gorgo di nuvole, come se fosse l'inizio di un tornado, un ciclone. Cominciano i fulmini. Comincia a piovere fortissimo. E la nave si sta allontanando dal molo, molto velocemente. Uso gli incrementi che mi sono rimasti per fare due cose, sostanzialmente. La prima è salvare tutti quelli che sono rimasti. Ok, non ci sono molte persone. Con Gina e Cross, bene o male, hanno fatto saltare giù dal ponte un po' di vigiles. Ci sono ancora loro due. Appena abbiamo finito, c'è altro? No, tutto è finito. Ok, signori, avete fatto un ottimo lavoro. Complimenti. Poi mi giro verso Kayla e la guardo per capire un attimo la situazione, come con Panama, eccetera. Panama è a terra. Capisci che la nave non solo sta davanti, ma... Ok, perfetto. Uso il mio ultimo incremento per creare un'opportunità a Kayla. Ha la mia assistenza per prendere Coso e lanciarlo. Coso Panama, esatto. Bacto? A questo punto poco c'è da fare, cioè la barca sta per esplodere. Panama e gli altri stanno andando via. Io sono l'unico pirla rimasto. Cioè, o dico: signore, è stato un piacere suonare con voi, ma non lo farei. Visto che non puoi suonare. Me ne vado anch'io a sto punto, cioè poco da fare, li seguo. Corro e... Dove ti butti? Sto pensando se mi faccio male. Però sì, voglio farmi male. Ok, guardo se c'è un asse, bene o male, con appoggiata a qualche bordo della barca, a mo' di rampetta. Visto che la barca si sta piegando, prendo la sedia a rotelle. Ma perché? E la uso per fare... E mi lancio in acqua così. Che bello rovinare questa scena. Usi i tuoi incrementi. Panama rimane lì con i suoi incrementi e ha davanti a sé Kayla, ti tira su, e John ancora, che non sei saltato via, giusto? No, ti ho detto, io creo opportunità a Kayla per... È arrivato il momento di decidere. L'offerta ormai è saltata, ma potete ancora morire con la mia spada. Sia l'offerta che il morire con la tua spada, te lo puoi ficcare su per il culo. E io utilizzerei il mio punto eroe, se posso, e tutti i miei incrementi a questo punto, per corpo minore, mi robustisco, prendo quel cazzone proprio di peso e lo butto giù dalla barca. Lasciamelo fare. Sì. Ok, lo butto giù dalla barca. Hai rotto il cazzo! Via. Vedo i pugnali. Prendi i pugnali. Certo. John, andiamo! Andiamo! La nave è sempre più inclinata, ormai è difficile mantenere l'equilibrio. Mentre voi saltate, si stacca la corda, comincia a esplodere. Esplode creando uno squarcio sulla fiancata, fa una fiammata enorme verso la città, verso il molo. Sentite gente urlare, voi vi siete saltati, vi siete sott'acqua, quindi tutto quello che siete di esplosione la siete completamente ovattata. Limerick è ancora a bordo. Master, io sento questa esplosione qua, voglio uscire come balena e vedere la nave, se c'è qualcuno, voglio tornare umano.
vedo Limerick sulla prua e gli urlo: Limerick, salta! Vieni qua, salta! Io lo guardo e gli sorrido. Io inizio a urlare come un pazzo. Io vedo in lui in realtà una cosa bellissima, perché è un maestro e un padre. Lo guardo e sono fiero di quello che di come lui è maestro nei confronti di Kyla. Lo guardo e capisce dal mio sguardo che non ho nessuna intenzione di scendere dalla nave. La nave prosegue e ormai le fiamme hanno preso completamente tutto il ponte. Si sta avvicinando, vedete, la nave sta andando, perché comunque avendola trascinata con una forza incredibile ormai ha preso l'inerzia e continua ad andare verso il galeone, che sta continuando a bombardare. Sta continuando a sparare cannonate continuamente. E infatti gli ultimi colpi colpiscono la Colossus seconda, il motore della nave caricata a Salt, una delle tecnologie di Braconia che davano la forza motrice. Tutto salta. Una enorme esplosione viola. Voi siete scaraventati più lontano. Le onde d'urto, chiunque è in acqua viene lanciato fuori dall'acqua per poi ricadere di schiena. Siete completamente storditi. In lontananza vedete, uscite fuori, vedete le fiamme, pezzi di legno che cadono. Ormai la Colossus è andata. Sentite Bacto urlare fortissimo, ma urla in una maniera che non avevate mai sentita, di un dolore fuori misura. Posso urlarla urlando? Con un po' di pietà per il microfono. Oh, ok. È come se tu avessi un crampo su tutto il corpo contemporaneamente. Quindi io sono proprio lì che una volta sentite. Sono lì che cerco di stare a nuoto, però urlo, c'è l'acqua, non è un disastro. Sta affondando. Cerchiamo di salvarlo comunque. Quando lo tirate su, vedete che praticamente ha perso conoscenza. È come se del pulviscolo, della sabbia, si creasse attorno al suo collo un diapason che si genera e sviene. Grazie a tutti coloro che sono venuti al Play di Modena per provare la beta del nuovo gioco da tavolo di Luxastra. Ogni vostro feedback è stato preziosissimo. Se anche tu vuoi giocarci e riceverlo a casa, nella descrizione di questo video trovi il link per effettuare il pre-order. Ah, quasi dimenticavo. Se verrai a Lucca Comics 2022 potrai ritirarlo direttamente al nostro stand. Ciao! Le orecchie vi fischiano. L'esplosione è stata veramente molto forte. La fiammata vi ha anche un po' accecato. E comunque ha colpito un quarto della nave, creando uno squarcio enorme. La successiva esplosione colorata di viola che ha colpito il motore e che ha provocato la dipartita, a quanto pare, del buon Limerick. Neutro Limerick. Neutro Limerick. Voi fate fatica a vederlo perché le onde vi si spezzano in faccia e spesso gli occhi sono pieni di acqua salata. Vedete la raggiante che va dietro il neorelitto della Colossus II e sparisce dalla vostra vista, esattamente come era arrivata pochi minuti fa. Abbiamo Leo morto, non Bacto morto.
E io ero svenuto. Purtroppo sì. Voi avete appunto visto Bacto urlare come se avesse avuto 1000 coltelli che lo colpivano in ogni singola fibra del suo muscolo e svenire. Così, de botto, senza senso. Pezzi di legno in fiamme sono vicino a voi. È calato il silenzio per la prima volta dopo tanto tempo. Solo il respiro affannoso di un anziano signore coi baffi di fianco a voi che guarda l'esplosione e si chiede come sia possibile aver perso contro questi stupidi pidocchi. Quello ha ad ali completamente aperte, a croce, quattro di spade, col becco verso l'alto che guarda il cielo e con qualche piuma che sembra che stia fumando. Vedete passare Pasquale. Sono abbastanza stanca dopo tutto quello che è successo e cerco di nuotare con l'ultima forza che mi rimane per cercare di raggiungere Pasquale. Ah, lo prendo per la coda, vedo che è ancora un po' a fuoco. Ok. Sentite comunque in lontananza, dalla riva, dal molo, urla. Perché l'esplosione ha provocato dei danni ingenti, le persone sono totalmente nel panico. Vedete in lontananza un gruppo molto folto di vigiles che sta correndo con le carrozze per spegnere l'incendio che è generato dall'esplosione, perché comunque alcuni pezzi di legno sono andati sul molo, sulle case delle persone, e l'incendio, visto che la città vecchia dove c'era il molo della Colossus era principalmente di legno, le case stanno cominciando a prendere fuoco. Voi per il momento non siete al centro dell'attenzione, ma sono sicuro che potreste diventarlo. Beh, stiamo galleggiando. Io intanto mi attacco Pasquale alla cintura, prendo un la cintura è sott'acqua, scusa. Blop. Ma sì, prendo una cinta, vabbè, me lo attacco alla schiena, non lo so, qualcosa per cercare di, perché non credo che possa esserci utile. Ah, come modo. Atto di carità. Sì. Ah, pensavo volessi ammazzarlo. E noi dove siamo? In acqua. Siete in acqua, siete più o meno a una cinquantina, sessantina di metri, perché siete stati comunque scaraventati dalle esplosioni più lontano, in acqua. Siete più o meno equidistanti anche dalla riva. In questo momento vedete Panama, che anche lui si sta riprendendo come voi dallo shock dell'impatto, sta cominciando a nuotare verso la riva. Panama sta nuotando verso la riva e Bacto invece com'è messo? Bacto lo stavate tenendo, no, lo stavate hanno dichiarato che ti andavano subito a prendere da bravissimi amici. Lo state tenendo a braccetto. Ok. Domanda, loro hanno visto Limerick morire? Penso che basti fare uno più uno. Sì, oddio, no, non l'abbiamo visto lanciarsi, quindi può esserci ancora il dubbio del non lo sappiamo. Dove sono io rispetto a loro? Un po' più distante, ma neanche troppo, li hai visti saltar giù. Allora, se io vedo che sono in acqua, vedo che sta andando a fuoco tutto sulla riva, sta andando a fuoco tutto vicino, io sono sconvolto, comunque ci ho visto Limerick che mi sorrideva ed è esploso, arrivo verso di loro, vorrei trasformarmi con un punto eroe in balenottera per ciucciarmeli, anche Sergei, arrivo verso di voi, esco, sto balenottero, e vedete che ho gli occhi rossi e che comunque c'è sgorgano lacrime. Ma le balene sta piangendo in balenese. Ma le balene possono lacrimare. Riesci a raggiungere anche Panama? Tutti, cioè tutti. Certo. Cioè mentre prendo loro, poi vado verso Panama, Panama si gira, vede sto balenottero, arrabbiato. Fa solo in tempo a tirare un urlo, ma poi viene mangiato. No. Si trova sulla lingua della balenottera. Non riesco a liberarmi di voi pidocchi. Io tiro fuori la mia pistoletta, lo punto. Benvenuta a bordo? È bagnata, idiota. Cric. Cric. Se solo avessi la mia spada. E invece noi abbiamo i suoi pugni, pensa un po'. Io non ce la faccio più. Ma non dirlo. Io non ce la faccio ma più. Ma non dirlo ad alta voce. Io non ce la faccio più. Ma dobbiamo bleffare. Mi hai veramente rotto le palle. Tu non ce la fai più? Adesso ti portiamo in gattabuia, cavolo. Oh, certo. Pensi che io non abbia amici in tribunale? Allora t'ammazziamo. Dovete solo provarci. Basta che la balena ti ingoia. Insieme con voi? Why not? È un bluff molto stupido. Dici? Signor John. Sì, dico. Beh, butteremo in gattabuia persino tutti i tuoi amici. Così non avrai più amici che potranno tirarti fuori. Non hai idea di chi sono i miei amici. No, è vero. Tipo il re di Baisella, immagino. Il re di Baisella non è il mio amico. È tuo padrone.
Quello che devi ringraziare per aver perso tuo figlio, tra l'altro. Sei un gran bastardo, John. Sì, me lo dicono in tanti. E tra l'altro, non sarei finito senza memoria in una prigione senza nessuno che mi cerca se fossi un buono, non trovi? C'è un detto sulla Navigavia. Sotterra bene i tuoi segreti, se no verranno a galla. Dove stai andando, Olivia? Cioè, tu li hai mangiati e sei fermo lì? Devo scegliere io? Sei tu il mezzo di trasporto. Oh, signore. Io mi immagino che comunque il 90% del villaggio, delle forze dell'ordine del villaggio si stia dirigendo dove stanno tutto quanto a fuoco. Certo. E quindi al porto dove c'è la Crimson sia abbastanza libero. Quello che vorrei fare è mi immergo totalmente, vado vicino alla zona del porto. Quando inizio a vedere le chiglie delle navi, anche in lontananza, magari li sputazzo fuori, torno normale e nuotiamo verso la Crimson. Direi che forse è la soluzione migliore. Ok, finché fai questo, noi continuiamo un attimo il dialogo. Ok, perfetto. Quali sono le vostre intenzioni? Consegnarti alla giustizia. Come ho detto alla signorita Kyla, la giustizia non è dalla vostra parte. Potrebbe essere dalla tua parte, ma sono sicuro che il Feluca potrebbe avere qualcosa da ridire. Quindi magari non finirà in prigione, ma sicuramente il tuo bel cappello lo perdi. E a me tanto basta. Vedremo, signor John. Se così non sarà, significa che le nostre strade si incroceranno di nuovo, dal momento che tu non mi sembri una persona dedita al perdono, e se ci rincontreremo si ripeterà la scena di oggi. Tu sconfitto da questi cialtroni e i cialtroni che se ne vanno vittoriosi. Vi avevo solo offerto un lavoro. L'hai offerto alle persone sbagliate, evidentemente. Tra le altre cose, visto che adesso verrai consegnato, dove hai messo quelle persone? Non ve lo dirò mai. Ma tanto, se sono state portate alla ambasciata baisellese non c'è problema, perché i nostri amici l'hanno già bella che controllata, e se c'è qualcosa lì l'avranno sicuramente trovato, vecchio mio. E poi cosa stai cercando? L'immortalità per il tuo re? Bello, bello. Complimenti, mi sembra un'ottima scelta, un re immortale. Non avete capito niente. Il re è già immortale. Bello. E cosa state cercando allora? Perché dovrei dirtelo? Perché no? Tanto lo scopriremo. Stai cercando un modo per vedere come si uccidono? È quello che vi ho detto sin dall'inizio, sono stato molto sincero perché con voi altri. Perché vuoi uccidere il re? Ve l'ho sempre detto, io sto cercando di distruggerli senza morte. Forse non sono così cattivo come pensavate? No, sei uno stronzo comunque. Mi spiace doverti dare questa delusione perché... Se vero, ma giusto. Torturare gente e arrivare a non piangere una lacrima per il figlio perso e soprattutto trasformarlo in un'arma fanno di te un cattivo, a prescindere. Poi magari salverai il mondo un giorno, te lo auguro, lo spero bene, ma rimani uno stronzo. Questa è. No, grazie, sono a posto. Preferisco sopravvivere. Io lo sto bevendo da tutta la rotta e guarda qui, sono l'immagine della salute, disse con le occhiaie che arrivano alle ginocchia. Una ferita gravissima. Sì, è giusto. Ho perso un pezzo d'orecchio, giusto. Ti guarda anche l'intestino perforato. Esatto, che bevo ed esce. Si mette a posto il colletto, non dice niente. Nel frattempo arrivate, vi sentite vomitati fuori. Io nel frattempo vorrei anche vedere le condizioni di Bacto in realtà. Vedi Bacto che sta respirando affannosamente e ha una ferita attorno alla zona del fegato. Ok, e in caso se ci sputa lì lo cerco di sollevarlo per portarcelo dietro ovunque dobbiamo andare. Venite sputati vicino alla Crimson, riconoscete le sue vele cremisi. Sul molo non c'è il via vai solito delle persone con le casse, perché in questo momento diciamo che la priorità non è quella di consegnare le cose. Runei! Finalmente, era da un sacco che non chiamavo Runei. Si affaccia alla poppa della nave. Oh! Bella. Che c'è? Una scaletta, che c'è? Non ci vedi che stiamo galleggiando? C'è il sentiero! Bacto, tipo Bacto lì che galle. Bacto, c'era il sentiero e non me l'hai detto. Oh, io prendo Bacto. Oh no. C'è la passerella, scusa. Io voglio salire su Sergei, prendo Bacto e lo metto davanti, tipo a cavalcione sdraiato su Sergei. E intanto piango. Morto con sorriso.
Maestro, che cosa succede? Ma come cosa succede? Morto col sorriso. Ma chi? Ma chi è morto? Chi è morto? Liberi. Come? Liberi? Si è buttato, lui mi ha guardato e poi ha fatto boom. Tanti. È rimasto sulla nave? Sì. Oh, cavolo. E ha sorriso. Lui non era così cattivo come noi pensavamo. Stronzo, ma non cattivo. Sì, era molto stronzo, ma non era cattivo. Sì, mi cantava, ma questa voce da usignolo. Beh, credo che dovremmo dirlo a Pacto. Quando si risveglierà. Facciamolo all'asciutto, però, non con le ossa a mollo. Quando arrivate alla passerella, difficile non vederlo, un uomo blu, 2,5 metri, seduto su una cassa. Io tutto questo... Senza sapere leggere e scrivere, l'ho preso per il colletto Panama. Mentre notavo così. No, ma è tipo, vabbè, ogni cosa che faccio, questi qua me la mandano a fanculo. Ah, abituati, stronzo. Guarda chi ti ho portato. Ah, ben trovati. Scusa? Prego. Prego cosa? Chi? Ah, penso scusa, nel senso che mi chiedessi scusa per. Che cosa vuol dire guarda chi ti ho portato? Non gliel'hai detto? Non c'è stato tempo. Diciamo che c'è stato un fiscisuas verbale fra me e Monsignor Blu e... Sei un amico delle guardie! Non sono un amico Sei delle guardie! Sei stato in combutta con lui per tutto questo tempo! Abbiamo fatto un patto fra gentiluomini, non essere in combutta. E intanto gli spingo Panama io addosso. Io non l'ho mai visto Carlo, sta parentesi. Quando l'aveva visto lui, io ero andato avanti. Tu vedi questo... umanoide, umano, con forme un po' strane, perché comunque ha le braccia molto più lunghe del normale, alto 2,5 metri circa, va a vederlo, quindi veramente grosso, con una barba intrecciata, questo vestiario in cuoio e metallo, come se fosse un wrestler, ma in questo momento lo vedi a fatica perché ha sopra un poncio color caffè latte, molto sporco e rovinato, che in parte cerca di mimetizzare la sua... enormità, grandezza e bluosità. Beh, allora io per fare grosso dico a Sergei di mettersi in piedi. Io cado. Sì, ovvio. Splash! Oh, poi no. Io faccio Sergei, ti prende e ti mette così, no? E voglio che Sergei si metta vicino, tipo. In piedi Sergei sono alti più o meno uguali. Io lo guardo. Che faccia è? Mi sembra una faccia non proprio rassicurante, immagino, sto caso. No, no, ha la faccia molto severa. Brutto. Brutto. Sì, molto brutto. Sta guardando Sergei. Ha la testa piccola piccola e il corpo grande, quindi è pure sproporzionato. È tipo nocciolina. È brutto. Oh, brutto forte. Molto brutto. Signore, sono Liviai Ottonovic, futuro direttore della Repubblica Direttorale di Rutenia. Può per favore spiegarci cosa succede? Perché noi dobbiamo consegnargli Panama, non so che affari ha preso, ma non so gli accordi. Il signor Carlos è un agente del Feluca, ovvero coloro adibiti ad arrestare la gente come Panama. Ah, certo, buoni o cattivi. E tu chi sei? È vero, come chi è? John. Ok, ma in che rapporto sei con lui? Semplicemente poche ore fa, quando sono sparito per andare a... Dove sono Cross e Gina? Ma chi è questa? Dove sono Cross e Gina? Se non lo sai tu, arma con te. Gli ho dato dei chiari ordini. Che accordi hai preso? Noi gli consegniamo un grosso malfattore, ovvero Panama. E li avete trovati i mortali? Sì, li abbiamo trovati. Vedi che Panama, quando sente questa informazione qua, fa tipo... Brucia! Carlos prende delle manette... normali. Le prende così. E gliele mette a Panama. A dichiarare in arresto, signor Rodrigo Restalez. Non si chiamava Panama? Panama è il suo titolo. Ha degli amici importanti. Lo faccia parlare. Lo sappiamo, sì. Cioè, fallo parlare. Che cazzo ti do del lei, coglione? Io ti guardo. Cosa mi guardi? Diplomazia. Kyla, io e te abbiamo ancora una sfida. Posso farti il culo se vuoi. Adesso. Ma non adesso. Sei ferita. Vedi che era tipo... Ma non adesso. Il signor Carlos ha da ripristinare il suo buon nome. Noi abbiamo una nave da prendere. Ma sarebbe così bella una sfida adesso. Ma guarda, in un altro momento, no? Noi abbiamo... Abbiamo fatto, giusto? Abbiamo un accordo, John. Abbiamo un accordo. Questo è il pesce grande. Voi siete i pesci piccoli.
Noi siamo i pesci piccoli. L'accordo era io ti do tutto e noi siamo a posto. No, pesci piccoli in che senso? Abbiamo portato il pesce grande, saremmo noi i pesci piccoli. No, pesce grande è un criminale. No, ma ciò significa che noi siamo dei criminali. No, noi abbiamo fatto la cosa giusta. Abbiamo portato alla giustizia il vero criminale. Noi non siamo dei criminali. Ma appunto, quindi noi non siamo proprio pesci. Come da uomo a uomo si può chiedere, lei ci vuole arrestare? Lei no. Visto? A posto. Vuole arrestare loro? Beh, sono fuggiti da una prigione. Ma non ci sono più documenti così, di quella prigione. Siamo stati bene, ingiustamente incarcerati. Sono fuggiti da una prigione di massima sicurezza. Ma però voi siete stati incarcerati ingiustamente. Sì. Quindi non capisco, sono liberi adesso. Cioè hanno... Guarda che cosa hanno fatto. Ma poi io sto a Panama e dietro ci sono le fiamme ovunque. Esatto. E poi soprattutto le carte non ci sono più. Quindi come fai a dimostrare che effettivamente noi dovevamo essere... Facciamo così, signor John Doe, abbiamo fatto un accordo e il signor Starez verrà arrestato. Vi conviene sbrigarvi, i vigiles saranno occupati con l'incendio ancora per relativamente poco tempo. Il signor Bacto Parrot, invece, fateli, porgeteli i miei saluti. Magari un giorno ci rincontreremo. La signorina Kayla Mollarson, se non sbaglio. Ha un cognome. Tu non lo sai il tuo cognome. Ha un cognome. Hai un cognome? Tu non lo sai il tuo cognome. Appunto. Adesso lo sai. Ho un cognome? Sì. Come fai a sapere il mio cognome? Cosa? Era scritto nei tuoi documenti. I documenti che non esistono più, tra l'altro. Quali documenti? Quelli che voi avete fatto affondare. I documenti che ci hanno consegnato sono... C'era scritto Kayla Mollarson. E dove hai trovato questi documenti, scusa? Chi ti ha arrestato me li ha forniti. Chi è che mi ha arrestato? Ci rincontreremo e mi dovrai dare delle risposte. Prima ci batteremo e quando vincerò mi dovrai dare delle risposte. Sì, cazzo! Quindi vedi... cerca quelle risposte, cazzo! Vi do qualche giorno di anticipo. Sì, e poi veniamo a prenderti. Fai qualche settimana. È un anno. Ma di anticipo per cosa? Io non riesco mica a capire. Per sistemare la nave e partire. Lontani, lontanissimi. Ma veramente lontani. Signor Olivier Otonovic... Molto lieto. Speriamo di rincontrarci in circostanze migliori. E magari una sfida col suo orso mi piacerebbe. Di che si gira con il poncio, fa... Vuole essere gay. E se ne va, lo vedete allontanarsi da distante. Nella via in fondo, proprio dove sta andando Carlos con Panama, vedete corricchiare quest'uomo cicciottello che sta arrivando. Fermi! Fermi! È Queen Evergon, l'ambasciatore di Breconia che si sta raggiungendo al molo. Ambasciatore! Beh, vabbè, va, che ne ha bisogno. Non ci penso nemmeno. Vabbè, però nessuno che mi accetta mai un'offerta, che scortesia. Ma il veterinario? Sì! L'adoro. Come state? Ma, Io non tanto bene. Vivi! Bene, lui un po' meno. Lei è un dottore? È un veterinario. Può controllare il nostro amico? Lui è umano, non è animale, o almeno. Ma è un dottore. Alcuni lo definirebbero animale, effettivamente. Soprattutto lei sa suturare? Oh, certo che sì. Allora può darci mano. Io non so più come dirvelo. Ogni volta che fate qualcosa, non fate altro che peggiorare la situazione. Fortunatamente questa volta sembra che io non sia coinvolto. Ma dovrò comunque spiegare il perché i miei ospiti sono andati alle matronali e hanno fatto quel casino. Vi prego, ve lo ripeto un'altra volta, vi prego, uscite dalla mia vita. Ci prega. Estrae la lettera di corsa. Ve l'avevo più o meno promessa. Andatevene, vi prego. Lei dovrebbe fare amicizia con quel signore laggiù che se ne sta andando, e indico ovviamente Carlos, perché... a quella risoluzione di quel grosso problema che le dicevo, che secondo me l'aiuterà a farsi ben vedere. Mi avete già occupato troppo tempo della mia vita in 48 ore. Se avessi potuto rifiutare il vostro ingresso nel mio studio ambulatorio, l'avrei fatto mille volte a quest'ora. Addio, addio. Ma io che sei bandito. Addio, addio. See you later. Ha detto molto la frase che ci prega. Ci prega. Poi lui sarà Mr. Ci prega. Mai più rivederci, spero anch'io. Che cos'è quella? La nostra lettera di corsa. E sarebbe? Quindi siamo ufficialmente dei
commilitoni, marinai, viaggiatori. Siamo marinai? Sì. Bello. Così posso tornare finalmente a Rutenia e dire che ho potuto praticare l'arte della diplomazia con gli stati esteri. Tutto regolare e tutto onestamente. Vedete scendere dalle scalette della zona del timone, ovviamente, il vostro amico comandante Stinger. Stinger! Non chiamarmi così, puoi chiamare Rune così, ma non me. Come va la faccia? Male, grazie. Oh, guarda che bella luna che c'è. Secondo me adesso sta meglio. In ogni caso, vecchio mio, siamo pronti a partire. Scommetto che siete stati voi a far esplodere quella cosa. Tecnicamente no. Tecnicamente, anzi, noi abbiamo salvato sì. Centinaia, se non migliaia di vite. Direi che è il momento di partire. Direi che è un ottimo momento per andarcene, sì, effettivamente. Signori, è arrivato il momento. Ce ne andiamo fuori dal cazzo. E guarda caso, senza Baisellesi. Aspetta, c'è qualche eccezione. Mi guardo intorno, vedo... Siruela? Ok, questo è un problema. Issare le vele! No, aspetta, non abbiamo tutto l'equipaggio. Mancano degli elementi fondamentali. Manca Siruela, manca Marco. Siruela era fedele a Panama. Non più. Non più? Non più. Certo, indottrinata com'era? Sottovaluti le mie capacità. La vedi qua? No, dammi un quarto d'ora e la porto. No, assolutamente fuori questione. Un quarto d'ora. Mi sporgo con la lettera di corsa. Pensi davvero che quella mi serva per scappare in questo momento? Mm-hmm, sì. E quella perché serve a noi però, John. No, perché no, a noi... Per non essere criminali, credo. A noi... In che senso, scusami? Serve più a lui che a noi, perché le nostre azioni non sono dettate dall'onore. Quindi che facciamo? Come pensi di riuscire a trovare una ragazzina in mezzo a una città in fiamme in un quarto d'ora? Magia. Wow. Io se serve posso aiutare. 10 minuti, John. 10 minuti. Let's go. Corro. Vedete John a correre. Dove? Dove va? Non lo so, non ve l'ha detto. Posso aiutarti? Credo che... Correte con me. No, maestro, se ti trasformi in un uccello, magari dall'alto la vedi. Io mi ricordo, no, com'è fatta lei. Non sì, l'hai vista, sì. Sento un falco con le ali. Maestro, è meraviglioso. Chia, per dire l'abbiamo trovata, chia, no. No, chia perché se n'è andata. Esatto. Chia! Volo, vedo di lui. Cosa vedo nei miei occhi da falco? Esatto. Beh, vedono molto bene e vedi lui che sta correndo tipo Terminator. Suppongo vai verso la Colossus. Sì, certo, ovviamente. Vedi proprio la città che cambia in base a ogni metro che percorri volando. La città vicino al Foro dei Venti è ancora tranquilla. Vedi persone che sono fuori, che stanno guardando verso i bagliori delle fiamme, che cominciano a prendere le loro robe e caricarle sulle carrozze per fuggire. Sanno che un incendio potrebbe arrivare fino alle loro case, quindi si prendono d'anticipo e stanno cominciando a caricare le robe per spostarsi nella zona nuova che è fatta in pietra e ha tutto l'intero foro per tagliare le fiamme. Ok. Più ti avvicini alla Colossus, più cominci a vedere scene davvero brutte. Gente che scappa, addirittura persone che sono state schiacciate da folle che sono corse via. È una vista macabra. Persone che stanno venendo bruciate dalle fiamme sempre più vicino alla Colossus. No, cerco assolutamente ovunque la ragazza, ovunque c'è. Quando ti avvicini alla zona della Colossus vedi che c'è ancora il palco dove c'è stato il discorso del prefetto e in quella zona lì vedi Siruela che sta aiutando delle persone a scappare. Io mi butto in picchiata su di lei, quando sto arrivando voglio tornare umano, la prendo. Ma la prendo di forza, visto che sono abbastanza riconoscibile, prendo il cappello, me lo tolgo e inizio a correre con lei. Cioè, se c'è del coso prendo, mi sporco il viso, inizio a correre come un caccia. Ho riconosciuto comunque, ho cercato di memorizzare il percorso il più possibile sicuro, vedevo anche loro dove arrivavano e inizio a correre.
Che cazzo succede? Stai zitta, dobbiamo partire immediatamente, che se no John non vuole partire. Gli metto anche una mano sulla bocca e ovunque mentre guardo, mentre corro, mentre corro un chilo. Scusa. Tu di quelli che incontro? Sono provato tanto dalla scena, cioè un po' comunque è causa nostra. Se avessimo trovato una soluzione migliore, magari non, o più rapida, non sarebbe successo questa tragedia. E vedi che si dimena un po', però capisce che se ti riconosce, e quindi dopo un po' vedi che non si dimena più. Perché mi stai trascinando via? Dobbiamo partire immediatamente! Ma stavo salvando delle persone! Lo so, ma tu devi salvare tua vita per salvare nostra vita! È complicato! Non è complicatissimo! Pensa che ci sono persone che hanno cambiato nome e io non capisco più nulla! Però non siamo criminali! Fammi scendere! No! Fammi scendere! Non sono più veloce! Ah. Cerco l'orcia, vedo se... Beh, a un certo punto... Ci incrociamo. Vi incrociate. Gira, torna indietro! Sì! Eccoci! Torna indietro, corri! Torna immediato. Capitano! Ci scambiamo, tipo, toc. Sì. No, io visto che c'ho sto braccio col cappello, le tiro via il cappello, me lo rimetto. Tieni. Stavo salvando delle persone! Aiutati che Dio ti aiuta, andiamo! Di che Dio stai parlando? Oceano, ovviamente, chi se no? 9 minuti e 36 secondi. No, io sono lì che dico, cioè, nel senso, io sono lì, nel caso passassero i 10 minuti, cerco di farlo posticipare, però... Sono stati abbastanza veloci, in realtà. Domanda, essendo che loro due sono sulla nave, prima stavamo parlando con Carlo, io sono ancora lì sdraiato sul molo, qualcuno mi ha tirato su? Ti hanno tirato su e ti hanno messo... Adesso c'è Runei che ti sta vegliando. Ok. Ce l'avete fatta! La nave è pronta per salvare! Aspetta! Togliete le ancore! Marcus! Sì! Virginia! Non torniamo per Virginia! Virginia! No, pazienza! Non importa! Finché Bacto è svenuto, per favore, possiamo partire senza di lei! Virginia è al sicuro, ti ricordi che l'abbiamo lasciata? È al sicuro, esatto! Che aveva portato il sacchiotto! Sarebbe al più al sicuro con noi! No, non sarebbe assolutamente più al sicuro con noi, John! Dobbiamo andare! Andiamo! Levate le ancore, su! Veloci! Sentite che... Tutti i marinai eseguono gli ordini di Stinger, corrono sul parquet, tirano le corde, cazziano quella gomena e il vento comincia a spingere la Crimson fuori dal molo. Uscite fuori dal molo e andate verso... Dove andate? Il mare... Stinger, dove stiamo andando? Stiamo andando fuori da Cala dei Venti, in questo momento voi siete ricercati numero uno. Non l'ho capito. Wow, quindi anche voi! Non l'ho capito. In che senso? Vi stanno cercando? Perché vogliono apprendere le grandi arti della Repubblica Direttoriale di Rutenia. No, maestro, perché abbiamo distrutto tutto. Ma non siamo stati noi. La gente ma lo loro sa. Ma loro non lo sanno. Stai dicendo che la mia fedina è sporca? Stai dicendo che loro vogliono... arrestarmi? Tecnicamente, fino a prova contraria, siamo tutti innocenti. Praticamente nessuno ha le prove del fatto che noi siamo innocenti. Però Carlos ha detto che tu non eri ricercato. Infatti, loro sono ricercati, non io. Abbiamo anche la lettera di commilitoni di marinaio. La lettera di corso. Ah! Posso averla io? No. Fammi vedere quella lettera. Abbiamo un conflitto di interesse, signor Doe. Perché? Non ti fidi di noi? No, mai. Ah, perfetto. Dovrei iniziare, perché la lettera di corsa è a nome nostro, e quindi... Ok. Però decido io la rotta. Decidiamola democraticamente. Diplomazia. Io sto iniziando a non fidarmi più di nessuno, maestro. Fidati di me. Di te come io mi fido di te, fidati di Orsacchiotto. Io mi fido di te, mi fido di Orsacchiotto. Perfetto. Però non mi sto iniziando più. Questo era d'accordo con Carlo, sì, se questo, io non lo sapevo. E mi ha a fatto... me questa cosa mi ha fatto un attimo storcere il naso. Che mi ha dato un po' fastidio. Bacto, vabbè, Bacto. Perché è svenuto da un'ora? Non lo so, avrà preso un colpo brutto. Vorrei dargli due sberleotti comunque. Pum, pum. Ma piano, c'è tipo buffetti. C'è bello uomo nudo e donna nuda assieme. Nell'orecchio gli dico, c'è qualcosa. No. Oddio, è gravissimo. Ah. Bacto, c'è Virginia tipo, che si sta spogliando. Fatti tipo un mini crampetto alla bocca di sorriso, poi...
Abbiamo un medico in questa nave, qualcuno che possa controllarlo, è svenuto da veramente tanto tempo. Signor Rooney, può controllare Bacto? Rooney era già lì di fianco, guarda e fa... Ho visto... Si abbassa la luce. Sì, di nuovo. Sì, così. Ho visto molte maledizioni. Ma questa è brutta. Penso che possa essere la maledizione voodoo. Il vostro amico si sta trasformando in uno zombie. Ah! Cos'è zombie? Non lo so. Zombie è un essere che non può morire e che non può vivere. È colui che cerca la morte ma non può raggiungerla. Ok, Rooney, ma realmente che cos'ha? È svenuto. Quindi sta bene? Si riprenderà, si risveglierà. Ok, sì, si riprenderà. E allora perché okay, tutto allora... questo casino? Di, sì, è svenuto, sì, si riprenderà. Sì. Già prima era maledetto, già prima. Lui voleva farsi qualsiasi cosa respirasse. Stinger sale sul castello di poppa, prende in mano il timone e dice, signori, l'importante è allontanarsi da qua. In questo momento l'ideale sarebbe riuscire a prendere di corsa la Navigavia e prendere un po' di velocità. Ma non credo che tornare all'atto delle catene sia un'ottima idea in questo momento. Quindi, prendiamo la controcorrente e facciamo rotta verso nord, dove magari troveremo un po' di pace. Casa. Hai detto bene, caro Oliviai. Verso nord c'è il continente che principalmente è abitato dagli Agzechi, ma anche dalla piccola ma caratteristica Repubblica Direttorale di Rutenia. Da casa! Vedrete la meraviglia! E sotto un sole né troppo caldo né troppo freddo, questa ciurma di eroi, di avventurieri, di bucanieri, corsari, pirati, lo dice la voce narrante. Non c'entra, noi siamo diplomatici! Tu non senti voce narrante. Non sento voce narrante. Tu non senti. Si dirige nella controcorrente della grande rotta, conosciuta ai più come la Navigavia, e si dirige verso nord, verso nuove avventure che porteranno appunto questa ciurma a scontrarsi contro leggende che solo i più antichi narratori sono capaci di raccontare. O forse anche quelli più giovani, chi lo sa. Chissà nella prossima stagione quali saranno gli ospiti che avremo in Navigavia. Chissà come riusciranno a farmi venire i crampi allo stomaco questi giocatori. Va bene, il master. Le bolle da stress, cosa che effettivamente ho. Ma questa stagione è giunta al termine. Presto sarete voi a dirlo. Per il momento vi auguriamo buona navigazione e Matt, dai, puoi dirlo. Spremendo Ribes. Ma porco. E così, come per tutta l'intera stagione mi hanno rovinato i piani, anche nel finale della campagna, stagione 1 di Navigavia, è successo. Ciao. Nebbia, onde, demoni che ballano e carcasse in balia della marea. Siamo tutti cadaveri che attendono e bisbigliano storie di magia. Heya ho, heya randero, heya ho, heya randero. Si racconta di un uomo mezzo diavolo, tanto infame da uccidere una dea. C'è chi dice sia figlio di uno scandalo tra pirati di qualche dinastia. Va per mare ormai da qualche secolo la sua ciurma, sciagura e malattia. Maledette le navi che lo incontrano, condannate a relitti in agonia. Heya ho, heya randero, heya ho, heya randero. Il grillo canta, oh yo oh, il mare si spaventa, oh yo oh, la luna inquieta va
bacia la polena. Tra la notte, l'abisso e la paura, in balia di una strana cantilena, questa nave cede alla voce oscura. Eia ho, eia randero, eia ho, eia randero. Tombe e demoni che ballano, quante ossa accoglie la marea. Siamo sempre cadaveri che attendono e vi spigliano storie di magia. Eia ho, eia randero, eia ho, eia randero. Il suo volto cambia come il vento, c'è chi dice non abbia identità. La sua voce è un organo violento che risuona in tutto l'aldilà. Non vuoi certo uccidere chi è morto, vada bene, lui ritornerà. Lui non brama altro che il tumulto, per odio o noia lui distruggerà. Eia ho, eia randero, eia ho, eia randero. Il grillo canta, oh yo oh, il cielo si spaventa, oh yo oh, la pioggia inquieta bacia la polena, tra la notte l'abisso e la paura, in balia di una strana cantilena, questa nave cede alla voce oscura. Eia ho, eia randero, eia ho. Per chiunque abbia posto anche solo un minimo di attenzione sui riti religiosi della teocrazia di Sant'Oceano, sa che le persone che muoiono all'interno della teocrazia vengono essiccate per espiare i propri peccati. C'è chi appunto muore di vecchiaia e quindi l'essiccazione dura solo circa 48 ore. Invece chi muore di una morte violenta può arrivare fino a 70-80 ore di essiccazione. Nel laboratorio del responsabile delle essiccazioni sta avvenendo la pulitura di un cadavere. Il signore anziano prende una spugna. L'odore è di incenso. Ormai tutti gli oggetti sono impregnati di questo odore di incenso leggero, con un retrogusto anche di lavanda. Ma ormai lui non ci fa più caso, talmente tanti anni che lavora nel laboratorio che è ormai impregnato anche in se stesso. Prende la spugna e comincia a passare sopra a un cadavere che voi avete già visto. Ecco. Di questi giorni i cadaveri con queste ferite se ne vedono pochi. Allora, quest'uomo ha chiaramente una ferita sull'occhio con delle cicatrici vecchie, sì. Segna. Poi, per Sant'Oceano, gli hanno sparato nei testicoli. Terrificante. E qui ci sono varie ferite, ma sono vecchie. Sì. Segna, mi raccomando, Benjamin. Ok, qui puliamo. Oh. Di questi giorni non si può andare avanti così. Prima attentano alla vita del prefetto, poi fanno esplodere la Colossus. Terroristi, eh già.
Prima dei vigiles che ci sono qua adesso si stava molto meglio, già. Guarda qui, Benjamin, cosa sta succedendo. Guarda, ferite da arma da fuoco, ferite da taglio. Vabbè, l'importante è che tu stia segnando tutto, D'altronde, Benjamin! Sì, sono qui. Dove eri finito? Abbiamo un problema di topi. Stanno mangiando le dita della signora Martinez. Ho detto al gatto Baloo di tirarli via, però è un problema. Cioè, il gatto stava mangiando, quindi ho provato a toglierli da lì, ma Benjamin, non ci sono... Noi non abbiamo un gatto. E da dove viene quel gatto? Lo chiedo io a te. Perché non stavi prendendo appunti? Perché è la signora Martinez, le dita, è un casino. Chi è la signora Martinez? La signora che è arrivata l'altro ieri, con quella cassa strana, quella affogata. Ah, già, sì. Sì, sì. Della pozza, sì. Sotto casa. Sì. Non lo so, Benjamin, secondo me tu stai... La signora Martinez! Sono confuso, Benjamin. Ma come, capo? Controlla gli appunti. Sì, gli appunti. Allora, portare il simulacro del Profumiere? Sì, emanare prima di continuare. Emanare? Sì. Cosa vuol dire emanare? Benjamin! È negli appunti! Che appunti hai preso? Sei sempre con la testa fra le nuvole, Benjamin! Ma sono gli appunti, quelli per la signora Martinez! Ah. Benjamin, ascoltami molto attentamente. Non puoi andare avanti così. Sai, sempre la testa fra le nuvole. Passami quel sacchetto lì. Quale sacchetto? Quel sacchetto lì. Quello lì di fianco a te. Non... Lì a destra. Non vedo ne... Non quella destra, l'altra destra. Ah, l'altra destra? Sì. Quello non... lì c'è un sacchetto. Passami il sacchetto. Sì, questo. Questo sacchetto è importante. Me l'ha dato un signore della Repubblica Direttorale di Rutenia. Ah, ci sono dei soldi? Potrebbe. No, sono sassi. Ho sentito tintinnare. Tu non stai prendendo appunti? Sì, allora, dicevamo... Per tutti gli oceani, chi è che rompe? Vado io? Sì, Benjamin, vai a aprire tu. Chi è? Sono Roberto. È Roberto. Hola, buongiorno. Buongiorno, sono Roberto, sono qui perché devo prendere delle cose da un cadavere che vi hanno portato. Non si può entrare qua dentro e fare quel cavolo che si vuole. Qua è un luogo sacro. Ma lei non sa chi sono io, forse? È per la signora Martinez. Non so chi sia la signora Martinez. No, sono qui per il cuerpo del signor Massif. Ah, no, chi è Massif? Non prendi appunti, Benjamin! Sì, allora, Massif. Benjamin, non, ascolta, mi dica, signor Roberto. Sono qui per prendere degli oggetti che appartenevano al signor Massif, che sicuramente avete trovato sopra il suo corpo. Quali sono? Guardi. No, non so soldi, sono una fotografia e una clessidra. Qual è la fotografia? Ma non abbiamo trovato nessuna fotografia. Non abbiamo trovato nessuna fotografia. Guardi, il cadavere è qui, lo stiamo preparando per l'essiccazione. Mi avvicino al cadavere e... Non lo tocchi! Non deve essere toccato per 3 giorni. E come faccio a cercare le cose se non lo posso toccare? Lo posso toccare solo io. E allora, mi faccio una cortesia, controlli che dentro non ci siano effettivamente questa fotografia. È molto importante, non puedo tornare indietro senza questi oggetti. Ma guardi, e vedi che fruga un po' nei vestiti che stava giusto intogliendo, infatti è a petto nudo, c'è da solo i pantaloni. Il corpo mi dà un attimo... Ho visto gente massacrata, ma non così tanto nella mia vita, effettivamente. È chiaro che gliele andate. Chiunque l'abbia ferita in questa maniera è un animale. Infatti vedi anche delle ferite come se fosse stato graffiato in faccia. Tipo artigli? Ma tipo un orso. Non è proprio così facile trovare degli orsi qui. No, ma infatti è proprio strana come cosa. Guardi, no, ho controllato, è a petto nudo, qua c'è il gilet.
Non c'è niente dentro. Cosa c'era nella fotografia? Scusa un momento. Non è che forse tu, caro mio bello vieco, hai preso qualcosa che non ti apparteneva dal corpo del signor Massif? Come si permette? Come si permette? No, non so. Io chiedo, non sono qui per accusare nessuno, sono qua per chiedere. Guardi, lei è molto scortese. Io le chiederei per favore di andarsene fuori da qui. Il signore insinua. Insinua? Mi hanno detto che queste cose dovevano essere qui. Se qui non ci sono, qualcuno le avrà pur prese. Io non c'entro. Allora, di questi tempi, effettivamente, con terroristi, con gente strana, pirati. Ma anche le bande che girano nel paese è una cosa incredibile, proprio. Pirati. Ehi, ci sono queste bande, appunto, di pirati, bucanieri, corsari. Sì, sono fortissime. Sì, ho saputo. No, non sono fortissimi, Benjamin, sono criminali. Sono criminali fortissimi. È stata una rissa l'altro giorno, proprio anche in piazza. Per fortuna che nessuno è finito qua. Meno male. Sì, sì, ho guardato, mamma, se ne sono date di tutti i colori. Ne hanno date un sacco. Ma, senta, Roberto, allora noi qua dobbiamo, purtroppo abbiamo un sacco di persone. L'incendio che c'è stato alla Città Nuova ha provocato un sacco di morti, purtroppo. Sì, la signora Martinez, però. No, la signora Martinez non è morta. Ma è quello il punto, Benjamin. Mi dica, vuole qualcosa, se no se ne vada. Beh, allora, se qui non troverò questi oggetti, ne parlerò con chi mi ha fatto appunto richieste di questi oggetti. È una persona molto importante. Se ne occuperà lui, allora probabilmente deve venire a parlare con... Vedi che cambia un po'. Una persona molto importante. Una persona molto importante che lavora per il Fedora. Fedora? Fedora, Benjamin. Fedora. Quelli che vanno in giro a analizzare i tartarughine. Non fanno solo quello, però è molto importante che questa persona del Fedora riabbia questi oggetti, ecco. Se voi sapete darmi qualche informazione. Quindi serve una foto di una tartaruga? No, però... Ho sentito dire che questo gruppo di terroristi potrebbe essere andato a nord. Quindi lei mi sta dicendo che questi terroristi hanno portato quest'uomo qui da lei? Sì, i terroristi vanno sempre a nord. E vedi che si tasta tipo la zona dove aveva il sacchettino di sassi che fanno un rumore metallico. Ok. non so bene chi me li abbia portati qua, però insomma... Ne ho anche altre nel caso se può servire per, non lo so, darmi solo qualche informazione. Ragazzo, tieni giù. Beh, d'altronde il tetto è sempre da rifare qua. Sì, e poi il gatto, abbiamo bisogno di dare da mangiare al gatto. Altrimenti i topi, la signora Martinez. Gli metto in mano un tot di monete per cercare di ammorbidirlo, per farmi dare l'informazione. Beh, forse è stato un ruteniano a portare qua i cadaveri. Un ruteniano? Sì. Sì, quelli di presente Ruteni. Quelle persone che parlano in maniera strana. Io ho un'informazione nella mia testa di un ruteniano che ha fatto una cosa, quindi penso sia quello di base. Non si è presentato. Se... Era insieme a una ragazza dalla carnagione, probabilmente dell'atollo delle catene. C'era due musici. Uno era un mezzo ubriaco, l'altro andava in giro e faceva. Sì, bien. Era un po' particolare. Bien. Ok. Grazie per le informazioni, andrò alla ricerca di queste persone. Grazie. E gli lascio lì un po' di monetame e prendo per uscire. Esci fuori. Fuori ti stanno aspettando due tizi che ti avevano accompagnato fino alla porta, che sono dell'Accademia Magica di Baisella. Hanno questo cappotto bianco, sono tutti belli pettinati lì indietro. A vederli da lontano sembrerebbero fratelli o gemelli, ma non sai bene. Però hanno questa enorme cicatrice sia sul cappotto, ma anche vedi proprio che è rotto il cappotto e vedi la carne che è bruciata qua, che gli passa da capezzolo a capezzolo, tipo. Trovati? Ho saputo che sono andati verso nord queste persone che a quanto pare hanno portato il cadavere del signor Massif qui dentro e quello che cerchiamo qui non c'è. Devono essere scappati con Siruela. Sono quelli che credo che ci hanno preso la Crimson. E quindi niente, prenderemo una nave, altri po' di ciurma e andremo all'inseguimento. Mi hanno detto che sono andati verso nord. Sì, abbiamo una ciurma già pronta in realtà. Abbiamo tutte le persone che erano sulla Crimson di Baisella. Probabilmente se stanno andando a rifugiare nella Repubblica Direttoriale dell'Rutelia, visto che con loro c'è un ruteliano. Nel frattempo c'era la porta socchiusa e io stavo rigliando tutto. C'ero lì con la porta. Stanno partendo, una nave. Benjamin!
Allora? Credo di dover andare in bagno. Ma adesso? Sì. Sei appena arrivato, lavoro. È la latrina, posso andare fuori? Ok, sbrigati però. Esco fuori dalla porta. Signore, lei sta per partire. Non sono cose che ti riguardano, ragazzo. Ma le serve un mozzo? Ma un capitano fa sempre comodo un po' d'equipaggio in più. E guardo i due dell'Accademia facendogli segno per la serie. Cioè, secondatelo, cioè proprio... Serve sempre. Capitano, io non l'ho detto davanti al mio capo, però io vorrei tantissimo diventare un pirata. Allora, ragazzo, noi pirati, noi siamo più che altro degli agenti del governo in missione contro dei terroristi. Sono il capitano, ho ragione io. E non piratate? No, noi corsariamo, più che altro. Corsari? Porca, sì. Pirata, quindi, brutti cioè, pirati. I pirati quelli buoni. Della giustizia? Quelli, sì, è proprio piratas della giustizia, proprio noi. E combattete anche contro i pirati? Combattiamo contro il pirata, il male, i mostri, le persone muy cattive. Posso venire con voi? So fare un sacco di cose. Sì. So preparare il pollo, so cacciare i topi, so pulire il ponte della nave. Mi servirebbe un attendente, un qualcuno che si occupa di me, che so, io il capitano, quindi se tu come... Effettivamente, da quando Fidel non è più tornato alla nave e non sappiamo che fine abbia fatto, forse una persona in più. Ah, una persona in più, sì, però sei stagista. Stagista? Stiamo partendo proprio a breve, prendi la tua borsa e vamonos, noi siamo pronti per partire. Mezz'oretta, credo. Arrivo, la nave arrivo. Rientro, apro la porta, entro. Ah, capo. Benjamin, bentornato. Devo andare, devo partire. Hanno bisogno di un mozzo, non posso perdere questa occasione, capo. Ma tornerò. Tornerò, mi raccomando, si occupi della signora Martinez. Prendo un sacchettino minuscolo con proprio due robine in croce ed esco dalla porta. Benjamin! Signore, ma lei come si chiama? Io sono Roberto Alejandro Santiago Menéndez. Ben. Mucho gusto. Allora, vamonos che la mia nave ci aspetta. Sì, ma prima, e che cosa fa esattamente? Sono il capitano della nave. Della nave corsara. Vale, però prima lavoravo qui in città come riscossione crediti e debiti dei negozianti per la protezione degli stessi, proprio. Sarebbe... Con i miei colleghi, tu non ti preoccupi, prendevo dinero per proteggere le persone, quindi sono il capitano adesso. Sì, però appunto ha detto che ha conoscenze importanti, quindi... Sì, no, conoscenze importanti, sono molto importante per la città, per la cittadinanza. Del tipo? Del tipo... Sono il figlio del prefetto.